Allora, io sono Renata Menegon, nella vita sono una networker e sono una networker un po' particolare perché si occupa della far vedere alle persone il loro valore. Io seguo già Patrizia da tempo e metto sempre l'attenzione perché quando fa qualcosa di nuovo voglio assolutamente partecipare. E quando ho saputo che c'era questo evento per di più in una zona bellissima come Malaga, non ho visto l'ora, ho prenotato e mi sono catapultata. Perché ho deciso di partecipare? Ho deciso di partecipare perché penso, credo fortemente che la crescita personale sia necessaria per me e per tutte le persone che mi sono attorno e perché penso che comunque, attraverso la crescita personale posso portare un grande apporto non solo alla mia vita, ma anche posso portare tanta luce nella vita di tante altre persone. Che cosa è cambiato in me? In me innanzitutto è cambiato la consapevolezza, è cambiato il modo di osservarmi, ho smesso di criticarmi, di giudicarmi e ho iniziato a avere più compassione nei miei confronti, ho iniziato a comprendere che se sono qui per uno scopo e anche se non sono perfetta, non ha importanza, ma l'importante è che comunque perseveri. E nella mia missione. Ho imparato che avere la possibilità di essere osservati anche da più punti aiuta a essere più compassionevoli e aiuta a trovare una soluzione più veloce per andare verso il miglioramento, che è quello che io sto cercando, la crescita, il miglioramento, per realizzare una vita straordinaria. Come utilizzerò quello che ho scoperto? Quello che ho scoperto adesso inizia la fase più difficile perché quando torno a casa sceglierò le cose più importanti per me da applicare tutti i giorni, quindi lo applicherò continuamente tutti i giorni in modo che possa diventare parte di me e possa diventare un'abitudine buona che mi porta verso una crescita ulteriore. Questo ha già trasformato la mia vita perché da quando sono arrivata a adesso che sto partendo, sento che dentro di me è partita una trasformazione, perché mi sento più aperta, mi sento meno giudicante, mi sento più consapevole e questo mi può trasformare la vita in modo che io possa fare più esperienze possibili e la smetta di limitarmi, cosa che ho fatto da tanto tempo, possa comunque essere aperta al mondo, aperta alle opportunità e quindi aperta alla vita e a realizzare i miei sogni. Che cosa non sarà mai più come prima? Non sarà mai più come prima il fatto che le persone mi possano dire quello che devo fare e che siano così influenti su di me. Il fatto che io credo che quello che loro pensano sia la verità.